Salve a tutti youtubers, eccoci qua ritornati finalmente in un nuovissimo video di astronomia dove come al solito andremo ad analizzare una notizia astronomica e quest'oggi torniamo a parlare di Plutone che è in corsa per tornare ad essere un pianeta. Dell'analisi di 2 secoli di articoli scientifici si vuole dimostrare che Plutone, è un pianeta e non è un pianeta nano. Quindi procediamo con la lettura di questo articolo che è piuttosto lunghetta e vediamo un po' la storia di Plutone, da quando è stato scoperto, cosa gli è successo con sto fatto, è un pianeta, non è un pianeta, pianeta nano, eccetera, eccetera. Vediamo un po' la sua storia, da quando è stato scoperto, cosa gli è successo e perché ora non è più considerato un pianeta, cosa che tra l'altro a molti è dispiaciuta. Declassato a pianeta nano nel 2006, Plutone non si rassegna ed è di nuovo in campo per tornare ad avere lo status di pianeta. A sostenerlo è la ricerca pubblicata online sulla rivista Icarus, nella quale il gruppo guidato da Philip Metzger dello Space Institute ha passato in rassegna ben 2 secoli di letteratura scientifica per scoprire come non ci siano i presupposti per considerare Plutone un pianeta nano. Scoperto il 18 febbraio 1930, Plutone era stato immediatamente considerato un pianeta, ma presto le osservazioni sempre più numerose di piccoli oggetti nella zona ai confini del Sistema Solare, chiamata fascia di Kuiper, portarono molti astronomi a definire Plutini questi corpi celesti, troppo piccoli per essere veri pianeti e troppo grandi per essere semplici asteroidi. Plutone divenne il loro prototipo e presto ci si cominciò a chiedere se fosse legittimo considerarlo ancora un pianeta. Finché il 24 agosto 2006 a Praga l'Unione Astronomica Internazionale, IAU, privò Plutone del suo status di pianeta, disegnando come il primo dei corpi plutoniani i pianeti nani che si trovano al di là dell'orbita di Nettuno. La riscossa di Plutone era cominciata nel febbraio 2017, quando 6 esperti statunitensi, tra i quali Alan Stern, responsabile per la NASA della missione New Horizons, avevano avanzato l'idea di rivedere la definizione di pianeta. Questo alla luce di immagini ravvicinate di monti, canyon, crateri e altre formazioni geologiche di Plutone raccolte dalla missione New Horizons della NASA. Lo stesso Stern, con l'astrobiologo David Grimson, lo scorso 8 maggio aveva scritto su Washington Post che Plutone è uno di quei mondi abbastanza grandi da essere stati modellati in una forma sferica dalla loro stessa forza di gravità. I corpi celesti più piccoli, come gli asteroidi e le comete, hanno infatti una forma irregolare. Questa stessa tesi è ripresa ora da Metzger, che in 2 secoli di analisi di articoli di astronomia non ha trovato una ragione valida per considerare Plutone un semplice pianeta nano. In prospettiva, un possibile compromesso potrebbe essere continuare a considerare i pianeti del nostro sistema solare 8, da Mercurio a Nettuno, e definire corpi planetari quei corpi celesti che sono qualcosa di più che semplici asteroidi, osserva Federico Tosi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica INAF. Ad esempio, prosegue, abbiamo nel Sistema Solare oggetti che sono addirittura più grandi di Mercurio, come il satellite di Giove Ganimede. Sono sferici, hanno un campo magnetico intrinseco e sono quindi oggetti planetari a tutti gli effetti. La parola corpo planetario potrebbe essere un punto di incontro per qualcosa che è più di un asteroide e meno di un pianeta e ha un'attività geofisica importante e consolidata. Quindi, c'è da dire che comunque è una storia un po' complicata quella di Plutone e quella degli oggetti insomma minori del nostro sistema solare, perché partiamo dall'inizio. Plutone è stato scoperto nel 1930, subito è stato considerato un pianeta, però successivamente con la scoperta di altri corpi celesti minori della fascia di Kuiper, simili a Plutone o più piccoli, non potevamo considerare anche essi pianeti. Quindi, anche perché sennò ora avremmo magari 100.000 pianeti all'interno del nostro sistema solare, come si fa a memorizzarli tutti? Quindi hanno dovuto gli astronomi a inventarsi qualcosa per far sì che non tutto ciò che veniva scoperto, come Plutone o più piccolo, potesse essere considerato un pianeta. Quindi hanno formato questa sottocategoria della categoria pianeti, pianeti nani, dove hanno messo anche Plutone, quindi Plutone da pianeta è passato a pianeta nano nel 2006. E adesso si vuole far tornare Plutone pianeta perché comunque ha una forma sferica, è stato modellato, cioè non è un semplice asteroide che ha una forma irregolare o una semplice cometa, cioè ha delle strutture, ha delle dimensioni, insomma, ha dei requisiti che
possono essere quelli di un pianeta, a tutti gli effetti. Il problema però è capire cos'è per noi un pianeta, quali sono i requisiti che deve avere un corpo celeste per essere un pianeta, perché guardiamo Mercurio. Mercurio, come dice questo articolo, è più piccolo di una delle lune di Giove. Allora, perché Mercurio è considerato un pianeta e Plutone invece non è considerato un pianeta? O magari un altro, o magari Ganimede non è considerato un pianeta. È questo che bisogna capire. Cosa intendiamo noi per pianeta? Cioè, che valore diamo a quella parola? Per quello che io posso dirvi, a mio modesto parere, Plutone, dovrebbe essere un pianeta, dovrebbe essere considerato un pianeta e tutti i corpi simili, più piccoli però, che abbiamo scoperto e che scopriremo negli anni, nella fascia di Kuiper, nella nube di Oort, quelli è giusto che vengano considerati pianeti nani. Però, come dice il finale di questo articolo, corpo planetario potrebbe essere una via di mezzo, una definizione di intermezzo tra asteroide e pianeta, cioè un qualcosa che non è un pianeta, ma non è un asteroide, però è una via di mezzo, insomma, come un pianeta mancato, ecco, chiamiamolo così, un po' quello che come viene chiamato Giove, non una stella mancata. Giove no, è più di un pianeta, ma non è una stella, quindi è una stella mancata. E lo stesso potrebbe essere Plutone, almeno adesso. Cioè, non è un pianeta, ma non è neanche un asteroide. Lo stesso per gli altri oggetti, non sono dei asteroidi, ma non sono neanche dei pianeti. Una via di mezzo, quindi corpo planetario. Anche se comunque io penso che Plutone dovrebbe essere considerato un pianeta. Finché sono nove, insomma, uno in più e uno in meno, non è che ci fa tanta differenza. Il problema è se li avessimo considerato tutti questi corpi come Plutone pianeti. Ecco, allora a quel punto forse sarebbe stato un bel casino. Voi fatemi sapere qui sotto nei commenti, se vi va, cosa ne pensate riguardo di questa faccenda. Per voi Plutone è un pianeta nano oppure un pianeta? È giusto definire queste vie di mezzo tra asteroide e pianeta corpo planetario? Insomma, fatemi sapere queste cose qua, cosa ne pensate, che così magari vediamo se siamo tutti schierati dalla parte di Plutone, che lo rivogliamo pianeta, oppure se ci va bene così, insomma, che rimanga un pianeta nano. Insomma, il nostro carissimo Pluto. Quindi, per questo video è tutto. Io spero di essere stato chiaro. Spero che questa news sia stata interessante. Oggi abbiamo parlato di Plutone. Abbiamo un po' raccontato la sua storia da quando è stata scoperta, cosa gli è successo. Ecco, e niente. A me non mi rimane che rimandarvi ad un prossimo video nei prossimi giorni, sperando che escano notizie altrettanto interessanti, altrettanto intriganti come lo è stata questa. Fatemi sapere allora sotto cosa ne pensate. Su Plutone, e a me non mi rimane che salutarvi, sciabelli.